Buona giornata a tutti, benvenuti a questa nostra nuova puntata della nostra rubrica di approfondimento della parola di Dio della liturgia del giorno. Oggi è giovedì 21 marzo e tradizionalmente proprio oggi comincia la primavera, anche se in realtà dal punto di vista astronomico sarebbe iniziata ieri. In ogni caso, buon inizio di primavera a tutti, possa essere, come la primavera in qualche maniera ci suggerisce, un tempo di rinascita, un tempo di ripartenza un po' per tutti, e quindi un tempo di vita e di nuove promesse, speranze e prospettive future. Come sempre, invochiamo lo Spirito all'inizio di questo nostro momento e chiediamo la luce dello Spirito. Dio della luce, manda su di noi il tuo Spirito Santo affinché attraverso l'ascolto delle scritture riceviamo la tua parola, attraverso la meditazione cresca in noi la conoscenza di te, attraverso la preghiera contempliamo il volto amato di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. E ascoltiamo ora il Vangelo che la liturgia ci propone, il Vangelo di oggi, giovedì 21 marzo. È sempre del Vangelo di Giovanni, la continuazione del brano di ieri. Ricordate, è un brano per certi versi piuttosto impegnativo, difficile anche per la tensione che si intravedeva già nella parte che abbiamo ascoltato ieri. Oggi questa tensione è ancora più forte, ancora più drammatica. Siamo al capitolo 8, versetti da 51 a 59. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti, chi credi di essere? Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, ma non lo conoscete. Io invece lo conosco, se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Sarebbero veramente tante le cose da mettere in rilievo in questo brano, nel passaggio che abbiamo ascoltato, perché ci sono alcune espressioni un po' caratteristiche, tipiche di Giovanni, che ci aiutano a comprendere la sua cristologia, il suo modo di leggere la figura di Gesù, in particolare quell'espressione verso le battute finali del Vangelo che abbiamo ascoltato, prima che Abramo fosse io sono, è un'espressione che rinvia l'io sono che troviamo nel libro dell'Esodo, quando Dio si manifesta, si rivela a Mosè dal roveto ardente, io sono, e dà dunque un'indicazione molto chiara della consapevolezza che Gesù ha di essere in una strettissima relazione con Dio Padre. È un'espressione che solo Dio può utilizzare, questo io sono, e che Gesù in qualche modo rivendica per se stesso. Questa espressione non fa altro che confermare quella domanda che i giudei pongono a Gesù, ma tu chi credi di essere? Una domanda estremamente interessante, che rivela, potremmo dire, la consapevolezza che Gesù ha di essere figlio del Padre e che giudei, farisei e scribi hanno ben compreso dalle parole e dalle azioni di Gesù, però non vogliono accettare, non vogliono accettare che Gesù sia veramente il figlio del Padre. Che cosa può suggerirci questo brano che abbiamo ascoltato? Beh, ci dice tantissimo su Gesù e mi ricollego a quanto abbiamo detto ieri. Ieri dicevamo dell'importanza del dialogo. Giovanni ci mostra spesso Gesù che dialoga con i suoi interlocutori e ieri abbiamo detto quanto sia prezioso anche per noi
essere uomini e donne di dialogo. Al tempo stesso, però, è importante anche in questo dialogo riaffermare quella che è la propria identità, quelli che sono i propri valori, quelle che sono le proprie convinzioni. Gesù in questo dialogo rimane fermo nelle sue convinzioni, le ribadisce. Questo è fondamentale però per il dialogo. Il dialogo non può essere una interazione tra identità insignificanti, altrimenti una ingloba l'altra o non si arriva da nessuna parte. Il dialogo deve essere fatto tra persone che comunque, no, manifestano, affermano la propria identità. Gesù lo fa in questi dialoghi, egli non viene meno alle sue, consapevolezze, alla sua relazione con il Padre in particolare. E così potremmo suggerire anche nelle nostre vite che tutte le volte in cui entriamo in dialogo con qualcuno non sia un dialogo che svilisce l'altro o svilisce noi stessi, ma un dialogo in cui ciascuno è libero di manifestare, di dire quella che è la propria realtà, quella che è la propria identità, quelli che sono i propri valori. Ecco, su questa linea si muove anche il piccolo brano della Fratelli Tutti, che leggo ogni giorno in sintonia con il sussidio per la Quaresima preparato dal Centro Missionario Diocesano, e il piccolo brano che vi suggerisco è il numero 230, Fratelli Tutti 230. L'impegno arduo per superare ciò che ci divide senza perdere l'identità di ciascuno presuppone che in tutti rimanga vivo un fondamentale senso di appartenenza. Infatti la nostra società vince quando ogni persona, ogni gruppo sociale, si sente veramente a casa in una famiglia. I genitori, i nonni, i bambini sono di casa, nessuno è escluso. Nelle famiglie tutti contribuiscono al progetto comune, tutti lavorano per il bene comune, ma senza annullare l'individuo. Al contrario, lo sostengono, lo promuovono. Litigano, ma c'è qualcosa che non si smuove, quel legame familiare. Amiamo la nostra società? O rimane qualcosa di lontano, qualcosa di anonimo che non ci coinvolge, non ci tocca, non ci impegna. Ecco, di questo passaggio del Fratelli Tutti mi sembrava davvero interessante quel riferimento all'identità di ciascuno, l'impegno arduo per superare ciò che ci divide senza perdere l'identità di ciascuno. Gesù non perde la propria identità nei dialoghi che istituisce con i suoi interlocutori. E così anche invochiamo il Signore con la preghiera che ci viene suggerita sempre dal sussidio per la Quaresima. O Padre, aiutami a non stancarmi mai di riconoscere nell'altro un mistero da esplorare. Aiutami a non farmi condurre dai miei pregiudizi, ma dalla tua verità. E su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, dentro di te per benedirti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie anche per oggi, ci diamo appuntamento per la giornata di domani. Un caro saluto a tutti.